Una città. Una maglia. Un amore. Grigi nel cuore. Ogni martedì, ore 21, su Telecity 1, canale 111 del digitale terrestre. Un appuntamento esclusivo con l'Alessandria Calcio. Lo sport, in collaborazione con... Dai più valore alla tua casa. Scegli Pegaso, i veri mobili artigianali veneti in legno massiccio. Una grande esposizione per arredare con mobili di qualità a prezzi imbattibili. E in più tutta la convenienza di finanziamenti personalizzati all'interno del punto vendita. Pegaso, sulla strada statale 35 bis dei Giovi, Novi Alessandria. Visita il sito pegasomobili.it. Oggi mercoledì 31 maggio è la sera dei grigi. Alle 20.30 si disputerà infatti la gara di andata dei quarti di playoff in Lega Pro. L'Alessandria giocherà a Lecce, la gara di ritorno sarà poi domenica pomeriggio al Moccagatta. Dai grigi ci si aspetta stasera una partita che confermi le qualità e la voglia di vincere che hanno dimostrato nel secondo tempo dell'ultimo incontro con la Casertana. Alla fine si gridò infatti tutti di felicità al miracolo, perché in quell'occasione sembrava che i grigi fossero tornati ad essere quella squadra fortissima e da record che abbiamo apprezzato nel girone d'andata. Certo, il Lecce è un'altra squadra con caratteristiche molto simili all'Alessandria, con una storia che ha molte similitudini. Ci vuole un mister Pillon che riesca a dare la carica giusta alla squadra sin dall'inizio, e allora sicuramente vedremo una bella partita, anche se poi quella decisiva sarà quella di domenica. Stasera bisognerà resistere all'attacco che i giallorossi porteranno sin dai primi minuti sul loro campo di Via del Mare a Lecce e sostenuti da molte migliaia di spettatori. A Lecce, tra l'altro, si ritroveranno tre ex grigi, Ciancio, Marconi e Vito Francesco. I nostri tifosi non potranno essere tantissimi per un problema che deriva dai tempi occorrenti per una trasferta di 1000 chilometri ad affrontare in un giorno di mezza settimana. La speranza è comunque che Gonzales ritrovi la mira e riesca a centrare la porta, che è subito sotto la traversa, esattamente come aveva fatto nella prima parte del campionato, e che Bocalon ci regali ancora momenti di felicità, come ha saputo fare insieme a Fischnaller, Maras, Nicco, Cazzola, Branca, anche se stasera potrebbero esserci evacuo fin dall'inizio e che magari potrebbe dare un senso al suo campionato. Per tutti gli altri la forza sarà dall'equilibrio e dalle ripartenze che sapranno dare Cazzola, Seliak, Barlocco, Sosa, Branca, Vannucchi, eccetera. Indisponibili però sono Iocolano e Piccolo. Infortuni fisici. Pegaso, sulla strada statale 35 bis dei Giovi, Novi Alessandria. Visita il sito pegasomobili.it. Il meteo, in collaborazione con... Vuoi rottamare la tua vecchia stufa? Fino al 30 giugno Punto Fuoco ti offre su tutte le stufe Montegrappa uno sconto rottamazione del 40%, montaggio e certificazioni a 165 euro, finanziamento a tasso zero in 12 mesi con prima rata a 90 giorni. Vuoi saperne di più? Attendi qualche secondo. Al 30 giugno Punto Fuoco ti offre su tutte le stufe Montegrappa uno sconto rottamazione del 40%, ritiro e smaltimento usato, assistenza in 24 ore, opportunità di canalizzazione, detrazione fiscale del 50% e IVA al 10%. Punto Fuoco, a Tortona sulla circonvallazione. A Franca di Lavisio, venerdì 2 e sabato 3 giugno a cena e domenica 4 giugno sia a pranzo che a cena, benvenuta estate. Sagra enogastronomica a cura della Proloco. 4 di 8 occasioni per peccare di gusto. Salame, coppa di zibello, insalata russa, verdure in pastella e soprattutto i nostri ravioli. Unici in
al vino, al sugo e a culo nudo. E poi coniglio alla ligure, lonza arrosto, cannelloni, dolci artigianali. Benvenuta estate il 2, 3, 4 giugno a Francavilla Visio, al coperto, presso gli spazi pubblici, area Proloco. La Proloco di Predosa vi invita il 2, 3, 4 e 9, 10, 11 giugno all'ormai famosa Sagra delle Fragole, 32esima edizione. In queste serate, presso il Palatenda del Paese, a partire dalle 19.30, si rinnova il tradizionale appuntamento estivo, dove si potranno gustare tante specialità gastronomiche e rinomate prelibatezze, come il risotto con le fragole e gli agnolotti predosini, tutti ad abbinare a vini doc della cantina di Mantovana. 32esima Sagra delle Fragole, il 2, 3, 4 e 9, 10, 11 giugno a Predosa. Tutti invitati giovedì 1 giugno al campo sportivo di Lobby per la grigliata di primavera. Un'occasione unica per gustare le eccellenze enogastronomiche del territorio a soli 15 euro con servizio a tavolo. Da non perdere il favoloso concerto di Bruno D'Andrea che allieterà la serata. Vi aspettiamo giovedì 1 giugno al campo sportivo di Lobby. Promettiamo una serata indimenticabile. La manifestazione è al coperto e quindi si terrà anche in caso di maltempo. Il parco di Villa Schella ad Ovada vi aspetta con Fiorissima il 2, 3 e 4 giugno con incantevoli giornate da trascorrere in uno splendido parco privato con una mostra dedicata al florovivaismo. Si potranno ammirare innumerevoli vivaisti con piante rare e particolari. Inoltre si troveranno esposti anche attrezzi e arredi per giardino, tipicità e attività per grandi e piccini. Fiorissima val bene una visita. Sul sito www.fiorissima.it elenco completo degli espositori e delle attività interne e collaterali. Per informazioni 347 0377 427. Venerdì 2 giugno, grande apertura del Parco Acquatico Lavagello. Troverete un incredibile multi-race foam a quattro corsie, lo scivolo più veloce d'Europa, una nuova laguna caraibica di ultima generazione con idromassaggi, solarium acquatico e un'isola bimbi con 7 scivoli, per i più temerari Black Hole e Rapid River. Il Parco Acquatico Lavagello vi aspetta a Castelletto d'Orba.